l'ascensione della Fiaccola della Fede, avete fatto il cammino da Monte Castello per ritrovare quello che è il vero senso della festa, è fede, spiritualità, tradizione. Sì, e anche sport. Ovviamente grazie a Don Rosario, all'Ente Monte Castello, dallo scorso anno abbiamo cercato di voler recuperare anche la fiaccola che si faceva una volta, abbiamo acceso la fiaccola su al Monte Castello e poi grazie anche ai ragazzi del Bodisti Cava Picentino, del centro sportivo e della Rondine, i nostri atleti hanno fatto la fiaccolata di corsa da Monte Castello per accendere poi qui il tripode che sarà acceso per tutto il momento della festa. Quindi un momento importante, si coniuga tradizione, fede con lo sport, con quello che comunque sono i valori che cercate di portare avanti col CSI. Certamente, noi il nostro valore principale è quello dell'inclusione, quello dello stare assieme, quello del divertimento, lo sport credo che sia uno degli strumenti più semplici ma allo stesso momento più complicati ma anche più belli. Noi del centro sportivo ce la mettiamo tutta, abbiamo una grande fede, mai come questa volta, siamo un ente di ispirazione cristiana, abbiamo un nostro consulente ecclesiastico, quindi c'è la nostra guida, è Gesù, cioè c'è anche Gesù, quindi automaticamente cercheremo di fare sempre meglio. Presidente, il suo in bocca al lupo per la festa di Monte Castello e per quella che è la benedizione della pergamena bianca. In bocca al lupo, le tradizioni cavese sono bellissime, visto che siamo su internet, sul web, vi invito a venire a vedere la disfida dei trombonieri, la festa di Monte Castello, perché ce la invidiano da tutto il mondo, ma lo fanno veramente bella, perché è veramente, veramente bella.